Sì, buongiorno. Volevo parlare direttamente con la signora Lo Seco. Certo. Mi stavo scherzando. Ecco, volevo fare una domanda un po'... Volevo metterle in imbarazzo, la signora. Ma non troppo, mi raccomando, no, che è sempre una signora. Si fa per dire. Adesso vedrà che non è niente di male. Prego, prego, scherziamo. Ecco, allora, signora, cosa ne pensa delle contestazioni a Caputo da parte dei tifosi? Prima domanda... E seconda domanda è un invito alla signora. Signora, dica al suo marito, per favore, di sbloccare Caputo. Lo faccia segnare Caputo domenica prossima. Il suo marito ci riesce a convincerlo. Grazie, grazie per il suo intervento. Mariella, che rispondiamo? A me piace Caputo come calciatore. Io penso che in questo periodo sia in una fase che vuole fare il gol, purtroppo non si sblocca, però alla fine vedremo i risultati, cioè vediamo, damogli un po' di fiducia, non lo contestiamo soprattutto perché secondo me peggioriamo la situazione, per come la vedo io parlo da tifosa, non da esperta al 100%, però io penso che se inizierà a fare il primo gol verranno gli altri, sicuro. È un periodo un po' nero per Ciccio e speriamo che si sblocchi al più presto. Io sono d'accordo con lei, Mariella, e credo che sia d'accordo anche sì, Doriana, insomma, rivedendosi un po' nel essendo anche tu giocatrice. Ci sono periodi, però non lo contestiamo per come la vedo io, perché secondo me peggioriamo la situazione. Forse vediamo se proviamo a incitarlo un po' di più. A supportarlo. Lo sblocchiamo. Perché no? Sì. Questo è un bel appello da fare ai tifosi. Io la penso così. Diamo la linea. L'ho anche incontrato e gliel'ho detto, insomma. Si sbloccherà sicuramente. Ce lo auguriamo tutti. Io sono fiduciosa. Doriana? Lo stesso, basta incitare molto volentieri il nostro capitano Ciccio Caputo e sicuramente si sbloccherà. Alla partita più importante si sbloccherà. I fischi sono pesanti, sì. Soprattutto da se subire, dal primo minuto sono pesanti. Sì. Diamo la linea al nostro ascoltatore, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Pasquale. Buongiorno. Saluto gli ospiti. Buongiorno. Io ho questa telefonata... ho telefonato per dare conferma per la persona che è Giovanni Lo Seco, perché ho delle amicizie che mi raccontano degli episodi che comunque vivono e chi frequenta Giovanni Lo Seco può, quindi io do la conferma che Giovanni Lo Seco è una bravissima persona. Non perché oggi c'è la moglie, ma lo posso testimoniare. Forza Giovanni Lo Seco e forza Caputo. Grazie. Grazie, grazie per il suo intervento. Mariella, ma Giovanni Lo Seco un difetto ce l'avrà pure? Un difetto? Sì, ne parlano tutti bene. Ora svegliamo i difetti di Giovanni Lo Seco. Sinceramente mi hai preso alla sprovvista. Non ne ha neanche uno. Forse che lui non dà peso a tante cose, cioè lui tutto va sempre bene, non so che dirti. Vabbè, quello lo fanno un po' tutti gli uomini, a dire la verità, ecco, e prendere tutto molto sotto gamba e tutto a ridere, come si dice dalle nostre parti, però meglio così, sdrammatizzano un po' anche l'ansia di noi donne a volte. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto, buongiorno. 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 Senta, vorrei fare un appello e una domanda alla moglie di Lo Seco. Prego. Allora, la domanda era alla moglie di Giovanni Lo Seco. Giovanni, quando scendeva in campo, noi lo acclamavamo per la grinta che aveva, era un leone in campo. Dovrebbe trasmettere la sua baricità e la sua grinta a Ciccio Caputo. Poi l'appello che vorrei fare, Ciccio Caputo, la maglia del Bari se la sente addosso anche quando non è in campo. Quindi la proposta che io vorrei fare a tutti i tifosi, appena la squadra del Bari scende
una prossima partita. Dal primo minuto, anche quando c'è il riscaldamento, dovremmo dare quella carica a Ciccio Caputo, noi tifosi che la sappiamo trasmettere, perché è inutile contestarlo. Giocheremo con un giocatore in meno se andiamo a fischiarlo dal primo minuto. Grazie, io sono d'accordo con l'appello di questo tifoso, supportare piuttosto che fischiare Ciccio Caputo. Questo è un bel appello, quindi complimenti al tifoso che ha appena chiamato e che ha ovviamente girato l'appello anche a tutti gli altri tifosi biancorossi. Mariella, il tifoso parlava della baresità di Giovanni sì. Loseto, e forse questo è il suo punto di forza, e forse anche per questo che è uno di casa, è uno di famiglia, potremmo dire, per tutti i tifosi del Bari. Sì. Io penso che mio marito lo faccia già da di suo a dargli sostegno, a confortarlo, a spingerlo, insomma, a dirgli a Ciccio, insomma, a sostenerlo. Perché prima di Ciccio, diciamo, l'ha fatto mio marito, per cui, insomma, penso che non ce n'è bisogno che glielo diciamo, sicuramente. Ovviamente. Sicuro lui gli dà la carica, sicuro. Ci metto la mano sul fuoco, Maria, anche se non gliel'ho chiesto, però sono sicuro per come è fatto lui. Lo starà già facendo. Io penso che lo fa per Ciccio e lo fa per tutti. Io penso che neanche per dire, se si chiede si fa questa domanda a qualsiasi calciatore, non pensi che anche da parte di loro dicono no, a uno lo fa e all'altro no. Penso che lui lo fa a tutti, perché è di carattere. È fatto così. Perché lui, cioè, oltre a essere stato calciatore, lui è anche barese. Lui dice, io ci tengo, io per me il Bari è tutto. Poi in più con questa, diciamo, mansione che lui ha, è proprio quello che lui alla fine voleva fare, dare sostegno. Ecco, lui è quello che dà conforto a tutti, insomma. Allora, Doriana, visto che si parla di calciomercato, ci sono anche degli acquisti in casa Pink. Sì. La nuova arrivata? Allora, le nuove arrivate sono Lana, una scozzese, attaccante molto forte, che è ovviamente la sfida tra me e lei ogni volta, chi è più forte fisicamente, chi cade, diciamo, durante gli allenamenti. Poi c'è Laura, un centrocampista che viene da Pordenone ma ha origini della Basilicata, anche lei molto forte. E poi c'è Ari, una italoamericana, anche lei centrocampista, lo stesso, un buon acquisto. Abbiamo fatto ottimi acquisti e sicuramente ci daranno quel salto di qualità per salvarci, che è il nostro scopo. A come si va a vincere? Ovviamente. Appuntamento sabato? Alle 14.30. Sempre alle 14.30 a Como, ovviamente tornando a casa sabato sera con i tre punti in tasca. Altrimenti... Speriamo di sì, incrociamo le dita per le Pink. Mariella, sarà allo stadio sabato? Certo, sì, sicuramente. Bene. Anche perché a me piace andare allo stadio. Cioè che... proprio, sto bene. È casa sua. Preferisco vederla la partita che sentirla. Eh beh, sì, è tutta un'altra atmosfera. Poi i tifosi veramente creano quella magia, fischi a parte ovviamente, che un po' ti fa emozionare, un po' tanto, devo dire la verità. Sì. Bene, allora, noi siamo in chiusura. Io ringrazio Doriana De Palo per essere stata qui con grazie noi. Grazie a te, Barbara. E ringrazio anche ovviamente la signora Loseto. Grazie mille, Mariella, per essere intervenuta. Grazie a voi. Grazie anche alla disponibilità ovviamente di Giovanni Loseto, che l'ha convinta. Me l'ha detto ieri, sono riuscita a convincerla. Quindi grazie mille. Ringrazio pure chi è intervenuto, diciamo, con gli elogi a mio marito. Grazie mille, grazie anche alla disponibilità ovviamente della società che ci permette anche di chiacchierare con le mogli di ex e nuovi giocatori. Grazie ancora a voi per averci seguito, ovviamente si continuerà a parlare di Bari, di questa festa dei 107 anni, vi ricordo l'appuntamento, i due appuntamenti di questo pomeriggio alle 18.30 al Margherita ci sarà la festa della società, invece alle 18 a Pane e Pomodoro ci saranno tutti i tifosi biancorossi a festeggiare queste 107 candeline, si continuerà a parlare
parlare di Bari questo pomeriggio in diretta alle 14.30 nel Bianco e Rosso. Rimanete con noi, a tra poco con la rassegna stampa.